Alla fine un pareggio importante è quello che ha ottenuto il Cagliari sul campo del Bologna, perché è arrivato in una partita strana, una partita dove le intemperie si sono aggiunte, un po' come le carestie che ti arrivano all'improvviso. Un Cagliari che ha perso altri due difensori nel corso della gara, Cepitelli prima e Valukievic poi. Un match che tutto sommato non era iniziato male per la squadra di Zenga, che aveva preso un certo piglio nel centrocampo del Bologna e aveva anche tentato di trovare la via della rete nella prima parte del match, nei primi 20 minuti. Chiaramente l'egemonia territoriale dei padroni di casa si doveva far sentire e si è fatta sentire nella seconda parte del primo tempo, fino a che non si è infortunato Cepitelli. Per assurdo, con l'uscita di scena di Cepitelli, la squadra sembra quasi che abbia preso maggiore consapevolezza e maggiore concentrazione, e la fase difensiva è diventata ancora più efficace rispetto a quella precedente. L'ingresso di Likoyannis ha dato un uomo in più sull'esterno, ma Carboni e Valukievic, che sono quelli che sono rimasti in campo, davano la sensazione di poter riuscire a gestire la situazione contro un Bologna che nell'attacco aveva i suoi punti di forza, non solo i tre attaccanti, Orsolini con Palacio e con soprattutto Barro, ma anche l'azione di Soriano che veniva svolta alle spalle di tre, finiva per essere sempre un'azione molto molto insidiosa per la squadra cagliaritana. Insomma, il primo tempo stava passando liscio quando è arrivato poi il gol di Barro, quasi per caso, perché il pallone è stato perso a centrocampo e il giocatore ex Atalanta, o meglio in prestito dall'Atalanta, ha potuto attaccare con la difesa schierata e così facendo ha trovato quel rimpallo che ha monopolizzato nel migliore dei modi. Controllo con il destro, si è aggiustato così il pallone e calciando col sinistro ha battuto Cragno. Il Cagliari che ti aspetti nel corso del secondo tempo si presenta dopo 50 secondi pronto al pareggio, in un'azione tambureggiante nel primo minuto che poi, anche con un pizzico di fortuna, il tiro sbagliato in Angolan che diventa un assist per Simeone, ancora lui al gol, e che vede Simeone partire proprio sul filo del fuorigioco e realizzare l'1-1. Le disgrazie non sono finite, arriva anche l'infortunio di Valukievic e quindi il Cagliari deve inventarsi proprio una difesa mandando in campo Pisacane, che era stato portato in precarie condizioni, appena recuperato. Insomma, è un Cagliari che comunque, di fronte alle intemperie, di fronte anche agli incidenti, non si deprime come faceva in precedenza, non si accascia, ma finisce per essere sempre molto molto combattivo. E il secondo tempo è stato anche questo, come il primo, prodigo di grandi azioni da una parte e dall'altra, di occasioni da una parte e dall'altra, di una gara equilibrata che forse con l'1-1 ha il suo assunto migliore, cioè effettivamente una partita che non poteva finire con un risultato diverso. Cosa sottolineare di positivo del Cagliari? Innanzitutto i suoi giovani, ancora una volta Carboni, che ha interpretato alla fine tre ruoli diversi. Prima era sinistro nella difesa 3, poi è diventato destro successivamente e poi è diventato addirittura centrale nel comandare la difesa. Ancora una prova di maturità per il giovane difensore sardo, che mostra di poter essere all'altezza della situazione. Quindi diceva bene Zenga quando lo considerava già prima che esordisse un titolare. Bene anche tanti altri, il solito trascinatore Nainggolan, con lui molto bene Nandez e Rog, quel centrocampo d'oro che il Cagliari deve tentare di preservare e di conservare anche per il futuro. In attacco efficace Simeone, pochi palloni giocabili ma alla fine quelli più nitidi, quelli che monopolizza sempre. Si è visto meno João Pedro, ma anche perché è servito meno rispetto al compagno, ma come sempre molta combattività anche da parte del giocatore brasiliano. Da analizzare a fondo quelli che sono gli infortuni. Da che cosa dipendono? È solamente un fatto casuale oppure c'è qualcosa da correggere in questo campionato terzo che per molti versi è ancora un campionato sconosciuto? Tanti quesiti, una certezza però, ancora una volta, quella di Alessio Cragno. È vero che talvolta non è parso molto sicuro nell'ultimo periodo, ma anche quest'oggi è stato determinante per portare a casa un risultato positivo, perché le ultime parate del match sono quelle che hanno permesso di incassare quel punto, che è un punto comunque importante. Vi lascio con le immagini, meglio, con il racconto della partita, con gli highlight della partita in Radio Cronaca, per poter rivivere con la mia voce quello che è successo nel match al Dall'Ara. We'll be right back.
aggancio di Skoruski nella zona in cui c'è il colpo di testa di Nainggolan, lo scambio con João Pedro, il destro di Nainggolan, la palla a lato non lontanissima dal palo alla sinistra di Skoruski, conclusione di Raja Nainggolan allo scoccare del settimo minuto. Per crossare o tirare, vediamo la soluzione. L'arbitro si raccomanda che non ci siano accoppiamenti irregolari. Parte Orsolini, il tiro a giro, il pallone alto di poco rispetto alla testa di Danilo, passa alto sulla traversa, insidia del Bologna al minuto numero 18, 17 e 24. La proposta per Schouten, che può allargare su Orsolini, preferisce il dialogo stretto con Soriano. Ancora Barro dentro l'area, attenzione, Palacio, la parata da parte di Cragno che dice di no con il piede. 28 minuti e 48, la parata da parte di Cragno che ha negato a Palacio il gol del vantaggio, una conclusione uno contro uno in diagonale verso l'angolo lontano, è stato bravo col piede sinistro, in questo caso Cragno, a ribattere il pallone. Tiene il pallone in gioco Palacio, dà il centro per Schouten attaccato da Nandez, pallone ancora per Soriano che carica il destro, destro di Soriano e la palla a lato. Nainggolan a sinistra per Rog, Rog a sinistra ancora per Lico Yannis, sempre a terra Pellegrini, la palla dentro, attenzione, Rog, il pallone all'interno che non viene toccato da Nandez, attraversa tutto lo specchio della porta e si perde dall'altra parte, occasione gol per il Cagliari che non è riuscito da un passo a mettere a segno sul pallone messo dentro la piccola da Nandez, con Simeone che non è arrivato in tempo per la deviazione vincente. E Orsolini, Orsolini nel duello con Lico Yannis, arriva ancora Medel, il velo per Soriano, il taglio per Medel dentro l'area, il cross con Palacio che tocca ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. 41esimo minuto del primo tempo, batte Rog, la palla a cercare Lico Yannis che rende ancora Rog, il cross basso, la parata da parte di Skoruski che riesce a trovare il pallone, sembrava ormai superato, invece ha allungato la mano e si è ritrovato la palla tra i piedi, Cagliari vicinissimo al gol del vantaggio. Tocco per Barro in posizione centrale, sfugge a Rog, Barro si avvicina all'area, tenta di far filtrare, ancora Barro davanti al portiere, il tiro, il gol, il Bologna è in vantaggio al minuto numero 48 con il gol di Barro, 47 minuti e 55, Barro che ha vinto un rimpallo, si è presentato dentro l'area, ha concluso con il sinistro, ha messo a segno il gol del vantaggio, quindi Bologna 1, Cagliari 0, il gol di Barro. Affida Nandez, si libera dell'avversario, Nandez verso il fondo, il cross, la palla ribattuta, all'esterno dell'area ancora Lico Yannis, Nainggolan tenta di voltarsi in sinistro, il tocco, il palla in rete, il gol di Simeone, 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 ha segnato Simeone, il gol dell'1-1, il Nizzarito, ne abbiamo parlato poco fa, il discepolo di Assashan che adesso ha segno il gol dentro l'area, è andato a rubare un pallone calciato male da Nainggolan e ha pareggiato al primo minuto del secondo tempo. Il momento di Palacio, tenta di servirlo all'interno dell'area, Palacio nel duello con Carboni che ribatte la palla, la recupera ancora Palacio e Barro che arriva un attimo in ritardo sul pallone che sbuca alle spalle di Valukiewicz. Ruba palla João Pedro limite dell'area, il destro, la palla alta sulla traversa, toccata da Skoruski. Avanza Soriano, dà in verticale per Orsolini che incrocia, poi la palla per Barro, esterno dell'area, punta su Nandez, Barro, la palla sul destro, il tiro, e Cragno che si distende e manda in calcio d'angolo. La rincorsa da parte di Lico Yannis, parte il suo cross, il colpo di testa da parte di João, la parata di Skoruski. Gancia. Dominguez, la palla a sinistra per Sansone, dentro per Barro, Barro dentro l'area, Barro il sinistro, la palla sull'esterno della rete. Ecco la rincorsa da parte di Orsolini, sta per partire il suo cross, parte ora, pallone verso Cragno, con i pugni ribatte e l'arbitro probabilmente dice che la partita può finire qui, c'è il fischio finale, 1-1 tra Bologna e Cagliari al gol di Barro, in pieno recupero nel primo tempo, in apertura di ripresa, il pareggio di Simeone.